Bentornati sul canale Aperto Questo Blog, io sono il Gonz. Oggi sono qua a fare un altro aggiornamento della collezione veramente enorme. C'ho una marea di film. Inizierò da due film che mi sono stati regalati, inviati da un sostenitore di Non Aprite Questo Blog, nonché editor, redattore, perché ha scritto anche un articolo sul sito. Si chiama Simone Peruzzi, lo ringrazio tantissimo per questo regalo, per avermi aiutato ad ampliare la mia collezione di film horror. E cominciamo da questi due film. È veramente, veramente bello ricevere questo tipo di regali da altri appassionati di cinema horror. Subito dopo questi due film vi farò vedere tutti i film che mi sono stati inviati dalle case di distribuzione cinematografiche. C'è Midnight Factory, c'è Eagle Picture, c'è Universal. Poi vi farò vedere i film che ho comprato io su Amazon. E infine un bel po' di film che ho comprato ai mercatini e che ho pagato intorno ai 2 euro. Credo di averli pagati quasi tutti i 2 euro. Che cazzo volevo dire? Volevo farvi sapere che potete seguirmi anche su Letterboxd, che è una piattaforma, diciamo, social per gli amanti del cinema. Lì troverete le mie mini recensioni dei film, dove appunto andrò a scrivere un commento, insomma cercherò di essere un po' creativo e darvi una mia interpretazione del film in poche righe. Vi ricordo anche che sul canale Twitch di Non Aprite Questo Blog troverete i gameplay dei giochi, videogiochi horror e live sul cinema, dove appunto esprimo il mio parere su vari argomenti. E infine, soprattutto, troverete interviste a personaggi che ruotano intorno al mondo del cinema, come quella che ho fatto ad Alex Visani. A proposito di Alex Visani, oggi non vi ho messo qua tra i nuovi arrivi in collezione i quattro titoli della Spasmo Video, perché appunto li abbiamo trattati in quella live, video della live che trovate anche sul canale YouTube. Andiamo subito a scoprire questi fantastici film. Allora, prima di tutti, appunto, i due film che mi ha mandato Simone Peruzzi, grazie mille Simone, stupendo. Sid, film non troppo noto di Uwe Boll. Uwe Boll è un regista odiatissimo, ha più nemici lui di, non lo so, di Adolf Hitler durante la Seconda Guerra Mondiale. Odiatissimo, il film ha un voto scarsissimo, ma secondo me è un buon film per gli amanti del genere horror, splatter, slasher. Questo qua lo trovate su Prime, ma non guardatelo. Perché? Perché appunto proprio Simone mi ha fatto notare che era praticamente tagliato di tutte le scene splatter gore di cui è composto. Infatti il film dura 20 minuti in meno su Prime. Quindi comprate l'edizione DVD, lamentatevi con Prime, dite a Prime di caricare la versione completa del film, anche perché su Prime ci sono tantissimi film con scene splatter estreme, quindi non è stato probabilmente caricato, tagliato per una questione di censura, ma per una disattenzione, perché esiste probabilmente una versione televisiva censurata, non lo so. Comunque il film di per sé è insignificante senza tutta la sua parte splatter violenta. C'è per esempio una bellissima scena in cui il villain, che è una specie di incrocio tra Jason e Leatherface, il villain praticamente fa a botte con dei poliziotti e insomma gli fa molto molto male. E poi ci sono anche altre scene molto belle, anche se appunto in certi momenti credo che mi abbia appunto una zanzara sulla caviglia. Porca puttana. C'è un uso un po' esagerato della CGI per gli schizzi di sangue in certe scene, mentre in altre scene sono fatte a mano e sono infatti molto più belle. Comunque in generale io il film lo apprezzo molto e infatti sono felice di averlo in collezione. Davvero figo. Tra l'altro girato con questa telecamera un po' che si muove alla diciamo, la Lars von Trier, alla Dogma. Adesso non vorrei paragonarlo al grandissimo Von Trier, però insomma il tentativo è quello, dare un più realismo, pathos alla scena. Diciamo che questo tipo di ripresa è atta anche a farti sembrare di essere più dentro alla situazione. Direi piuttosto scarna l'edizione, però credo che esista solo questa per il momento, molto figo. Tra l'altro il 2, che è un film sicuramente di valore inferiore, molto inferiore secondo me, è del regista, adesso non mi sovviene il nome, del regista di L'appetito. Vabbè, si è spenta la telecamera. A tal proposito faccio un annuncio: se volete farmi delle donazioni, comprare una telecamera che non si spenga, non è che uno pretende,
cioè, compro una telecamera e vorrei che non facesse un po' il cazzo che gli pare, ma facesse quello che gli dico. Comunque, ho schiacciato di nuovo rec, ripartiamo. Grazie mille Simone Peruzzi, ti dedico con grande amore questo video aggiornamento della collezione. Passiamo ai film che mi hanno mandato le case di distribuzione. Di questo tra l'altro ho fatto da poco la recensione. L'uomo invisibile di Leigh Whannell, ed è un bel film ragazzi, un bel remake, un bel film. Leggete la mia recensione su Non aprite questo blog. Questo qua è davvero stupendo, tra l'altro il regista è lo stesso di Insidious 3, ha fatto Upgrade, che è un thriller sci-fi che trovate su Netflix, credo. È veramente un film gradevole, anche quello scritto bene. Whannell, se lo dico correttamente, si scrive tutti i suoi film, ne ha fatti solo 3. Questo l'ha fatto così bene che, come amo dire io, ha rilanciato il Dark Universe della Universal. Il Dark Universe è quello che vede tutti i mostri della Universal, quindi l'uomo invisibile, Frankenstein, Dracula, eccetera, eccetera. Infatti, a lui è stata assegnata la responsabilità di fare la regia anche di Wolfman, e tra l'altro è notizia, in realtà neanche troppo recente, ma io l'ho scoperto da poco, sarà sempre questo regista qua a fare il remake di Escape from New York, Fuga da New York. L'uomo invisibile è consigliatissimo, compratelo perché è veramente bello. Sono belli anche i contenuti speciali. Quando ci sono i contenuti speciali impazzisco. Per me la visione di un film non si limita ai 120 minuti, 90 minuti, quello che può durare un film, ma prevedo sempre di andare avanti almeno un'oretta a guardare anche i contenuti speciali quando ci sono. Ottimo film della Universal, trovate tutti i link per comprare i film sotto a questo video. Se state guardando questo video su YouTube. Un altro film stupendo che mi è arrivato da un po' di tempo e che non avevo ancora messo nell'aggiornamento della collezione è Memorie di un assassino. Non vi dico il regista perché non so leggerlo. Bong Joon-ho, ci provo. Famosissimo oramai per aver vinto l'Oscar con Parasite. In realtà questo film è molto più bello di Parasite, anche se Parasite è comunque un ottimo film. Parasite stupisce più perché viene da una parte del mondo dove il cinema sta crescendo, quindi non che non si sia mai visto niente come Parasite, insomma. Questo in realtà non è un horror, ragazzi, ma qualche scena un po' brutta c'è, perché c'è un assassino che violenta e uccide delle donne. E insomma, le donne in questo film, cioè vedere quelle donne legate così è disturbante, è proprio disturbante. Il film è bello, è veramente un grande viaggio investigativo con un po' di commedia, con thriller, horror pochissimo, però veramente ragazzi, è veramente, veramente un bel film, fantastico. Memorie di un assassino, questo è tutto il cast, tra l'altro scelta veramente incredibile, metterli tutti insieme. Dà molto l'idea di spettacolo teatrale, come quando alla fine di uno spettacolo tutti gli attori vanno sul palco e si prendono tutti gli applausi. E io penso che anche loro, in fondo, in un certo modo, si siano messi qua per prendersi una marea di applausi, perché sono meritatissimi. Grazie a Parasite, insomma, è saltato fuori anche questo film precedente, ve lo consiglio tantissimo. Grazie a Eagle Picture di avermelo mandato. Andiamo su Midnight Factory. Luglio e agosto. A luglio è uscito, partiamo da questo, che ho recensito, che è L'Impero dei Cadaveri, un manga, cioè scusate, è un anime, perdonatemi, ho detto una roba che probabilmente qualche nerd adesso ha fatto harakiri perché ho detto la parola sbagliata. È un anime che trae ispirazione da varie ambientazioni letterarie come Sherlock Holmes, Frankenstein, eccetera, eccetera. C'è, come ho detto nella mia recensione che trovate su Non aprite questo blog, intanto vi faccio vedere un po', ho detto che ci sono delle atmosfere, delle situazioni sociali sempre molto belle, le edizioni Midnight e curate, diciamo che non le compri per vedere il film, ma le compri per possedere il film. E qua una cartolina. Ci sono tante atmosfere che ricordano molto
i temi, le ambientazioni di Romero, perché ci sono delle sorte di cadaveri riportati in vita che vengono sfruttati per fare delle cose. Adesso non entriamo troppo nel dettaglio, così ve lo vedete senza spoiler. L'ambientazione mortifera e lo sfruttamento di questi morti è comunque, richiama moltissimo le atmosfere, i significati reconditi delle pellicole di Romero. Andiamo su Mega Cult, un film che non è vecchissimo ma è già un cult. Perché è un cult? Perché è un film che riesce a citare tantissima filmografia horror, mettendoci tanta originalità, e però alla faccia di chi è contro i remake a tutti i costi, io vi dico questo, che questo film non si chiama col titolo di un remake, ma all'interno di questo film trovate decine di pezzi di pellicole di altri film horror molto noti. Detto ciò, a me piace molto, è una rivisitazione veramente di tantissime cose. Si chiama Slither di James Gunn, una bella edizione, come al solito. Non vi sto a dire la storia, ci sono questi esseri che arrivano dallo spazio. Quali film vengono citati in questo bellissimo film di James Gunn? Ma di tutto, da Society a Il Villaggio dei Dannati, Romero, di tutto di più. Però è tutto fatto molto bene, con grande originalità. È horror, è comedy, è simpatico, si lascia guardare veramente tantissimo. Ho guardato con piacere la grande quantità di contenuti speciali che è contenuta in questa edizione. Scene tagliate, interessantissime, anche se poi appunto il regista spiega come mai sono state tagliate e alla fine gli dai anche ragione, quindi è interessante entrare in tutte le dinamiche che hanno portato poi al prodotto finito, però a vederle anche ti fa capire come ci si è arrivati. Soprattutto ci sono delle bellissime gag reel dove veramente vi spaccherete dal ridere, perché gli attori coinvolti sono simpaticissimi. C'è anche questo video diario di Lloyd Kaufman, che era praticamente, lavorava con Gunn quando Gunn era giovanissimo, tant'è che Gunn è considerato regista non accreditato di Toxic Avenger. Lo ha portato sul set per fare una piccolissima parte, ma che poi è stata tagliata. Questa mossa non l'ho capita, ma detto ciò non credo che sia stato per una questione relazionale, ma semplicemente una scelta artistica legata al film. Ci sono tantissimi contenuti speciali sugli effetti speciali, backstage, come sono state realizzate le scene. In questo caso vengono fatti vedere tutte le scene come sono state riprese senza l'effetto, ci sono degli storyboard digitali. È veramente figo. E poi la scena finita, e comunque c'è un buon connubio tra make up, pupazzoni, costumi e effetti digitali. Veramente stupendo. Slither, un cult da avere. James Gunn è un regista apprezzato per quelle grandissime ciofeche di film di supereroi, invece io lo apprezzo per Toxic Avenger, che comunque ha segnato la mia gioventù, e per Slither, e speriamo che torni a fare un po' di horror. Altra uscita, Midnight Factory, che non c'entra niente con l'horror, è una scelta particolare, anche se l'ambientazione è molto oscura. Sto parlando di Dead Race, la trilogia. Non vi faccio vedere nient'altro, perché per questo qua ci sarà un video dedicato, quindi passo oltre. È appena uscito in un video, compratelo se vi piace il cinema action con appunto scene violente di splatter, tante scene di inseguimenti, tanta gnocca. Però appunto ci tengo a sottolineare che non è horror, perché non voglio che cadiate magari nell'inganno. Però appunto non è che bisogna guardare solo gli horror. Passiamo ora sono finiti i film che mi sono stati inviati. Passiamo ora agli acquisti, quelli che ho acquistato online, così in preda a attacchi di shopping violento. Questo ci tenevo tantissimo perché avevo visto il trailer, tutta la carta per terra perché mi fa rumore. Questo ci tenevo veramente tantissimo a vederlo, perché il regista è lo stesso, cioè qua dicono dai produttori di This Stakeland e The Innkeepers, ma chi se ne frega, perché il regista di questo film è Adrian Garcia Bogliano, di cui vi ho parlato già altre volte, regista di Here Come the Devils,
bellissimo film, e che ha fatto un film di lupi mannari che si chiama Night of the Wolf Last Phases, fase, che è stupendo. È un proprio, se voi amate i film di lupi mannari anni 80, questo film lo adorerete. Questo è un cult da comprare da comprare proprio senza neanche pensarci un secondo. Non lo pagate neanche tanto, perché è uno semi sconosciuto. Io su questo regista punto tantissimo. Mi stupisce che non abbia ancora sfondato. Probabilmente ha un caratteraccio e tutti lo odiano, non lo so, forse puzza, no? In realtà no, perché anche Steve Jobs puzzava, eppure ha avuto successo lo stesso, quindi non credo che dipenda da una di queste cose. Comunque, meraviglioso, consigliatissimo, Night of the Wolf, edizione molto easy, Blu-ray, fighissimo. Allora, partendo dal film Darling di Midnight Factory, che è uscito a giugno, mi sembra, che vi ho fatto vedere nello scorso aggiornamento della collezione, mi è piaciuto il film. Ho scoperto che è il sequel di un altro film. Darling è diretto dalla protagonista del film precedente, insomma un bel giro. Ho scoperto che è il sequel di un altro film, che è un film sicuramente migliore di Darling, ma comunque anche Darling è un buon film, ma questo è sicuramente un film migliore di Darling, e ho deciso di comprarlo subito. Si chiama The Woman, l'attrice si chiama, adesso cerco di scovarlo, Pollyanna McIntosh mi sembra che si chiami, ed è l'attrice che nella serie The Walking Dead fa la capa di quelli che vivono nella spazzatura, ed è un film straordinario, ragazzi, è bellissimo, a me è piaciuto tantissimo, prequel di Darling. Poi vedendo questo ho scoperto che questo è il sequel di un altro film ancora. È molto bella anche la copertina, così. The Woman è veramente un film fighissimo, fighissimo. Complimenti. Mi mancavano altre due cult nella collezione. Ho deciso di comprarli in edizione DVD perché li ho trovati così e li ho pagati anche questi molto poco, approfittando di qualche offerta ogni tanto. E sono Demoni 1 e Demoni 2, caltoni che andavano assolutamente inseriti nella collection. Questi sono tutti i film che ho comprato online. Ora passiamo ai film che ho comprato ai mercatini, quindi che ho pagato solo 2 euro. Il Fantasma dell'Opera di Joel Schumacher, mai visto, ancora sigillato, non dovrebbe essere male, vi farò sapere com'è. The Bay, adesso tiro via un po' dritto perché sto andando lungo. The Bay, dai produttori di, non mi ricordo qual è. Anche questo non l'ho visto, lo vedrò. Ecco, io non so perché questa collana che probabilmente uscì, sì, infatti, della De Agostini, che probabilmente usciva in edicola, io, sarà perché fa molto vintage, mi piace, appena li trovo li compro. Certo, non li pago 10 euro, li pago 1 euro, 2 euro. Sono Paganini Horror e L'uccello dalle piume di cristallo. Vedete, ce n'è un po' di questa collana. Io so di gente che li colleziona. Io li colleziono, nel senso che se li trovo a poco, in buone condizioni, li compro. Tra l'altro compro anche separatamente delle custodie nuove, così se trovo il film col disco in buone condizioni e la custodia rotta, cambio la custodia e sono a posto. Questo devo avervelo già raccontato 1000 volte. Poi, ecco, per esempio, questa custodia è conciata malissimo, la dovrò sostituire. Qua abbiamo Scream 4. Vedete che qua è tipo, ha preso dentro, si è grattata via tutta la custodia, però adesso io faccio il figo, poi magari dentro è tutto graffiato. No, vedete? Cioè, dentro è a posto, però appunto la custodia è da cambiare. Ma speriamo che non mi cada tutto come al solito. Vabbè, gli ultimi film sono meno entusiasmanti. Allora, qua c'è un Dracula Legacy che non ho visto, però avendo visto Wes Craven Presenta ci sono cascato come un pollo e l'ho preso. Magari è bello, non lo so. Tra l'altro ha addirittura dentro un Depleyan. Dracula Legacy. Sì, poi alla fine mi sono deciso, perché ho deciso, li guardavo da sempre, non sapevo mai se prenderli o no. Alla fine ho deciso che, siccome li trovo veramente a 2 euro, ho deciso di fare la collezione anche degli Scary Movie, quindi li prenderò tutti. Adesso ho preso il primo in buone condizioni
dentro c'è addirittura un coupon di qualcosa dell'epoca. Io tengo tutto perché mi fa molto vintage. Finalmente ho The Stranger che devo vedere, perché io ho il 2 in Blu-ray, non l'ho ancora visto perché stavo aspettando di vedere questo. Non mi piace molto l'edizione perché è un'edizione a noleggio, però l'ho comprata a questa cifra per averlo da vedere e poi la sostituirò con un'edizione più bella quando avrò un'occasione sotto mano. Proprio perché era una versione a noleggio, qua c'è una scritta a pennarello che mi fa venire un nervoso che non avete idea. Questo è un film che secondo me nella sua ignoranza colossale è carino da guardare, insomma è divertente. San Valentino di sangue, ignorantissimo, ma intrattiene secondo me, da avere assolutamente nella collezione. Un bel villain comunque questo qua del minatore, con davvero figo dentro. Dentro è anche carino perché è stampato pure dentro San Valentino di sangue, da regalare alla propria fidanzata il giorno di San Valentino, oppure potete prendere un piccone e regalargli una picconata. Poi è una cifra di tempo che punto la mega collection di Resident Evil, e quindi alla fine io non lo so, però non ho voglia di pagarla tanto, perché comunque i Resident Evil fanno schifo, sono film del cazzo, però io amo tantissimo la saga di Resident Evil, il videogioco, soprattutto i primi perché sono quelli che ho giocato quando ero ragazzo, e quindi io inizio a farmi la collezione a pochi euro di Resident Evil. C'ho già un altro, penso di avere Apocalypse, e qua c'ho Afterlife e Retribution. Ma che cazzo di titoli sono? Comunque, l'unica cosa di buono che possiamo dire di questa serie è che Mila Jovovich è una grandissima fica. Poi c'è questo Dark Skies, Oscure Presenze. Dark Skies, Oscure Presenze, il più spaventoso film di rapimenti alieni mai girato. Cazzo che premessa. Coach Media, un incubo ghiacciante. Dread Central. Ecco, anche questo qua è una roba che detesto, ma come vi ho detto, io li prendo così, poi al massimo li sostituisco. Comunque, questo lo guarderò volentieri. Cioè, no, li guarderò tutti quelli che non ho visto. Forse ecco uno che guarderò fra mille anni, perché verrà, passeranno avanti tante altre alternative, sarà questo qua, che è R2 in un'edizione fin troppo pomposa. Addirittura c'ha un mezzo librettino scarno, che è R2, dai. Pollo al curry. Cazzo è pollo al curry 2. Vabbè, qualcuno di voi l'avrà sicuramente visto e può scrivere nei commenti. Ah sì, l'ho visto, una gran cagata. E poi, sempre per mercatini, anche qua cambierò la custodia perché è un po' graffietta la plastica. Un bellissimo film di alieni, ma praticamente horror per le atmosfere. Science, io Shyamalan lo adoro, mi piacciono tutti i suoi film. E questo è uno dei più riusciti, è veramente bello, Science. Stupendo. Ce l'abbiamo fatta. Oh mamma mia. Oh mamma. Oh, madonna mia. Allora, sono veramente tantissimi. Sono in ritardo? No, non sono in ritardo. Questi sono tutti i film che mi sono arrivati fino ad oggi. Ricomincerò ad accumulare e ci vedremo al prossimo video aggiornamento della collezione. Nel frattempo vi voglio dire che sono attivo su tutte le piattaforme, perché oggigiorno purtroppo è così. Per arrivare alle persone bisogna andare dove stanno le persone. C'è chi preferisce Instagram, c'è chi preferisce YouTube, c'è chi preferisce Facebook. Ma quello che vi posso dire è che se non volete perdervi niente dovete seguirmi ovunque. Quindi su Instagram, su Facebook, sul gruppo Telegram. Forse sul gruppo Telegram è dove siete più a contatto con me e con, diciamo, lo zoccolo duro. Questo è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, commentate, condividetelo con i vostri amici, e iscrivetevi al canale o seguite la pagina Facebook o seguite Instagram. E niente, dai, è stato veramente piacevole condividere con voi i miei ultimi innesti nella collezione. Ci vediamo al prossimo video.